Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Installando Linux Mint hai compiuto anche tu il primo passo per liberarti di Windows. Adesso devi procedere ad una configurazione iniziale. In questa guida post-installazione ti dico le prime cose da fare per ottimizzarla e per cominciare a lavorare o divertirti senza perdere tempo. Nel video sull'installazione di Linux Mint in dual boot a fianco di Windows, affronto il caso di un computer in cui il cosiddetto Secure Boot sia attivo. Linux Mint potrebbe averti richiesto di indicare una password da utilizzare al successivo riavvio dopo l'installazione di codec multimediali e driver di terze parti. In questo scenario, al primo riavvio dopo gli aggiornamenti, il BIOS del computer potrebbe mostrarti una schermata come questa. Seleziona con le frecce della tastiera l'opzione Enroll Mock e premi Invio. Poi continui e premi invio. Seleziona la voce Yes e premi invio. Il sistema ti chiederà di inserire la password che hai scelto in fase di installazione degli aggiornamenti. Non vedrai accadere nulla a video, digita con cura la password. Il sistema adesso avrà verificato che sei tu ad aver effettuato le modifiche. Poi si avvierà normalmente con GRUB, il menu di avvio di Linux Mint che consente la selezione del sistema operativo da caricare all'avvio. Se hai appena installato Linux Mint, all'avvio troverai sul desktop una schermata di benvenuto. Questa ti guida alla configurazione iniziale con le prime operazioni da compiere per personalizzarlo e cominciare a scoprirlo. Io ti consiglio di partire da un paio di brevissime impostazioni che, oltre agli aggiornamenti che vedremo ora, rappresentano tutto ciò di cui ti dovrai mai preoccupare per la sicurezza del tuo nuovo sistema operativo. Per chiudere subito le porte a connessioni indesiderate alla tua postazione Linux, ti consiglio di attivare il firewall. Digitata la password, ecco ciò che ti appare. Tutto ciò che dovrai fare per attivare la protezione delle connessioni da e verso il tuo Linux Mint sarà intervenire sull'interruttore Stato. Da ora, ogni tentativo dall'esterno di effettuare una connessione al tuo PC con Linux Mint 20 sarà rifiutata. Se vorrai condividere file con sistemi peer-to-peer come Torrent o se avrai particolari esigenze di rete, sarà facilissimo creare una nuova apposita regola. Ve ne sono decine d'uso più comune già pronte per essere aggiunte. Nel pannello di icone in basso a destra, in cui si trova anche l'orologio, potrebbe essere apparsa un'icona con un punto esclamativo. Cliccando tale icona si apre una finestra, quella dei rapporti di sistema. Ti avvisa di operazioni importanti da compiersi oppure quando una versione completamente nuova del sistema operativo viene rilasciata ed è disponibile per l'aggiornamento. Ecco la schermata che la finestra Rapporti di sistema ti offre se clicchi Imposta la password di root. Devo però notare come l'impostazione della password di root non sia stata suggerita nelle installazioni da me finora effettuate di Linux Mint 20. Non tutti gli esperti di Linux sono d'accordo sull'opportunità di attivare l'account root. Procediamo quindi aprendo un terminale. Trovi l'icona nera per avviarne uno nel pannello di icone accanto al pulsante menu. In alternativa puoi usare la combinazione di tasti Ctrl, Alt e T per aprire un terminale. Aperta la finestra terminale sappiamo chi è l'utente che opera e in quale sistema si trova. Sappiamo anche che ci troviamo all'interno della cartella home dalla tilde seguita dal simbolo dollaro. Digita quindi sudo password root nella finestra terminale e premi invio. Devi indicare prima la password del tuo utente. Adesso ti viene chiesto di inserire la nuova password di root e per sicurezza non verranno mostrati neppure asterischi mentre digiti, ma dovrai confermare la password. Come ti dicevo e avrai notato, sul desktop, dopo l'installazione di Linux Mint 20, troverai la schermata di benvenuto. Puoi sempre riaprire la schermata di benvenuto cliccando sul pulsante menu sul desktop o sul tasto di Windows nella tastiera, digitando benvenuto e premendo invio. La schermata Primi passi nella finestra di benvenuto ci chiede di selezionare i colori del desktop. Si tratta di una novità di Linux Mint 20 che consente di intervenire molto più rapidamente che dall'applicazione Temi. Oltre al selettore del colore principale, si può anche spostare un semplice interruttore per passare immediatamente da un tema chiaro, come quello predefinito, ad uno scuro. Poi si può intervenire sullo stile del pannello che preferiamo. La scelta tradizionale è più vicina all'aspetto che aveva Windows XP. La scelta moderna, che avrai notato, è quella preimpostata in Linux Mint 20. Rispecchia le scelte adottate da Windows 7 in poi, compreso Windows 10. Scegli quella che più ti aggrada e ricorda che potrai sempre modificare le tue scelte avviando nuovamente la finestra di benvenuto. Come vedi, il primo suggerimento di Linux Mint è quello di impostare le istantanee di sistema automatiche con Timeshift. Timeshift è un'applicazione grafica che consente di pianificare backup per riportare il computer ad uno stato precedente nel caso qualcosa smetta di funzionare. Si tratta di quelli che in Windows vengono chiamati punti di ripristino.
Nella schermata di benvenuto, clicca quindi su Esegui sotto l'anteprima di Timeshift. Ti verrà chiesta la password utente. Adesso serve una precisazione. Se nell'angolo inferiore destro della finestra vedi che hai a disposizione meno di 30 o 40 GB, potresti evitare di attivare i backup, specie se hai mantenuto nel PC una partizione Windows che ti può sempre tornare utile. In ogni caso, ti consiglio estrema cautela con il numero di cosiddetti snapshot che intendi mantenere. Potresti esaurire rapidamente lo spazio a disposizione o doverti limitare nell'installazione di applicazioni o salvataggio di altri file. Oppure puoi stabilire che i backup di sistema vengano memorizzati in un hard disk diverso, ma ricorda che ogni istantanea può occupare anche diversi gigabyte, perciò servono sempre cautela e buon senso. Ricorda inoltre che se vuoi che vengano copiati anche i tuoi file e i documenti, oltre allo stato del sistema operativo, dei programmi installati e delle configurazioni, la dimensione di ogni backup aumenterà a dismisura. Se il primo avvio di Timeshift non ha già avviato la configurazione, premi il pulsante Configurazione guidata per cominciare. Ti viene mostrata una scelta tra due tipi di istantanee. Proprio perché solo con la prima puoi memorizzare i backup anche su unità differenti da quelle del sistema, suggerisco l'opzione R-Sync. Premi avanti. Timeshift effettuerà una rapida verifica dei tuoi supporti interni o esterni che puoi usare come destinazione delle copie che pianificheremo vengano effettuate automaticamente. Ti suggerirà solo unità che siano formattate con il file system ext4 e non anche quelle NTFS di Windows. Premi avanti. Ti bastano al massimo una o due istantanee. Anche se l'istantanea è vecchia di qualche giorno, un controllo degli aggiornamenti e delle applicazioni basterà a riportare al meglio il tuo sistema. Io quindi ti consiglio di mettere il segno di spunta su settimanale e impostare 2 come numero di backup da mantenere. Ogni settimana il più vecchio verrà eliminato e lascerà così spazio per quello nuovo. Nel momento in cui attivi la spunta su una delle opzioni di pianificazione, diviene disattivabile anche l'opzione Ferma le email di cron per le attività pianificate. Ricevere una mail con il risultato di ogni operazione potrebbe diventare un incubo. Io lascio sempre attiva la spunta per non riceverne comunque. Premi avanti. Adesso noterai che sia la cartella del sistema, root, sia la tua cartella utente con i tuoi documenti, home, per impostazione predefinita sono non attive e questo significa nessun backup. Attiva il segno di spunta su Includi tutto nella riga root e basta. Oppure, con molta cautela e molto spazio libero, se vuoi, anche per la riga home. Sappi che le impostazioni di configurazione delle applicazioni installate si trovano all'interno di Home in cartelle nascoste. Vai avanti. Abbiamo sistemato anche la creazione pianificata dei backup. Per esagerare con la cautela, nella finestra principale di Timeshift potresti anche premere Crea ed effettuare il primo backup allo scopo di verificare la dimensione finale e farti un'idea se la tua pianificazione rischia di far esplodere l'hard disk. Ma se procedi come ti dico o se torni nella finestra di Timeshift dopo qualche giorno vedrai qualcosa di simile. Vedrai la data e l'ora del o dei backup presenti e potrai ripristinarli, ovvero riportare l'installazione a tale momento, o eliminarli in un istante. Però noterai anche lo spazio residuo nel lato inferiore destro della finestra e potrai anche pesare ogni backup. Per farlo, clicca sul pulsante Esplora che ti aprirà la cartella Snapshot dove questi vengono salvati. Selezionane uno, poi, cliccandoci sopra con il pulsante destro, nel menu contestuale, cliccando su Proprietà, ti potrai fare un'idea di quanto ciascuno di essi occupi in termini di spazio. Se, anche successivamente, tu volessi cambiare le impostazioni di backup di Timeshift, o disattivarlo proprio, potrai prima eliminare i singoli backup e poi, cliccando su Impostazioni e andando nella scheda Pianificazione, potrai fare cambiamenti alla cadenza o al numero di copie. Oppure togliere ogni segno di spunta per disattivare ogni operazione pianificata. O ancora, senza disattivare intervalli né pianificazioni, sempre in impostazioni, ma sulla scheda filtri, potresti decidere di escludere qualche cartella dal backup. Ad esempio, se avevi impostato il backup anche della cartella Home e vuoi escluderla d'ora in poi, potresti spuntare il pulsante sotto al segno meno, che indica appunto a Timeshift di non considerarla. Per escludere o aggiungere al backup altri file o cartelle, potrai intervenire sui pulsanti nella parte bassa della finestra, sfogliare fino alla destinazione desiderata, confermare e poi fare attenzione che accanto alla nuova riga vi sia il segno più se vuoi che venga inclusa nel backup o il segno meno se vuoi che venga esclusa.
Il successivo suggerimento della schermata di benvenuto di Linux Mint 20 consiglia l'aggiornamento di driver per le periferiche, tra tutte la scheda video. Cliccando sul pulsante Esegui in tale schermata e, in altre occasioni, aprendo il menu principale, digitando Driver e premendo Invio o cliccando su Gestore dei driver, si aprirà la relativa finestra con una situazione come questa. Nel mio caso, Linux Mint ha impostato come driver video quello generico ed open source, tipico di Linux e Ubuntu, il server X. Però mi mostra anche la presenza di molteplici driver proprietari per la mia scheda video Nvidia ed è consigliata l'attivazione del più recente. È quindi consigliabile selezionare dall'apposito pulsante quello consigliato, cliccare sul bottone Applica modifiche e attendere il completamento. Linux ti dirà che ha bisogno di venire riavviato per utilizzare il nuovo driver selezionato. Nel caso in cui, durante l'utilizzo di Linux Mint, riscontrassi anomalie sullo schermo in applicazioni 3D o visualizzazioni di video, potrai sempre selezionare un driver proprietario precedente o quello open source. Dal momento del rilascio di Linux Mint al momento dell'installazione potrebbero essere occorsi non pochi aggiornamenti. Ritengo doveroso fornire una breve spiegazione sui repository se ancora non sai cosa sono. I repository sono gli archivi verificati delle applicazioni a cui ogni installazione di Linux Mint e di Ubuntu fa riferimento per i propri aggiornamenti. Ci sono molti cloni, cosiddetti mirror, in giro per il mondo. L'ufficialità dei controlli effettuati su quanto distribuito è tra le prime ragioni per cui è praticamente impossibile prendere un virus in Linux. Il rischio aumenta se si aggiungono repository non ufficiali o se si provvede a differenti forme di installazione di applicazioni che non sono verificate alla fonte. Avrai certamente dimestichezza con quello che avviene quando il tuo smartphone riceve aggiornamenti di app e del sistema operativo perché il meccanismo è identico. Se hai ancora la schermata di benvenuto di Linux Mint aperta sui primi passi, clicca sul pulsante Esegui sotto al gestore di aggiornamenti oppure dal menu principale digita Aggiornamenti e premi Invio per avviarlo. Ma c'è un modo ancora più semplice. Si tratta dell'unico segnale cui dovrai fare attenzione nel pannello di icone di destra accanto all'orologio durante il tuo utilizzo quotidiano di Linux Mint. Per mantenerlo sempre aggiornato, noterai l'icona a forma di scudo per gli aggiornamenti. Quando sono disponibili, mostra un pallino rosso. Clicca sull'icona. Al primo avvio, dopo l'installazione, apparirà come qui. Il gestore aggiornamenti di Linux Mint 20 ti mette subito in evidenza su fondo celeste che è impostato il repository ufficiale centrale, ma potresti passare ad un mirror locale, ovvero una copia specchio localizzata più vicino a te. In questo modo renderai poi più veloce il controllo e lo scaricamento degli aggiornamenti del sistema e delle applicazioni installate. Procediamo come suggerito, applicando dapprima l'aggiornamento che ci viene segnalato al centro della finestra. Successivamente conferma con sì il passaggio ad un mirror locale. Si aprirà la finestra di impostazione delle origini software. Per ora devi soltanto notare la sezione che riepiloga i mirror e cliccare sull'indirizzo web di quello principale. Si aprirà l'ulteriore finestra con tutti i mirror disponibili. Verranno contattati uno alla volta in modo da riordinare in pochi istanti l'elenco dal più veloce a scendere. Scegli il più veloce o quello più vicino se in diversi hanno la stessa velocità. Selezionato il mirror principale specifico di Linux Mint, dovrai ripetere il passaggio cliccando sull'indirizzo impostato per il mirror base. Questo si riferisce al cuore che Mint condivide con le versioni più stabili e di più lungo supporto di Ubuntu. Selezionato il mirror base più veloce, dovrai notare che Gestore aggiornamenti ti mostra un avviso. Non sei in possesso di un elenco aggiornato di tutti i file disponibili nei repository perché hai cambiato configurazione. Ti invita quindi ad aggiornare la tua copia cache riscaricando da internet gli elenchi. Procedi cliccando su OK. Il gestore aggiornamenti ti mostra adesso l'elenco di pacchetti e applicazioni che necessitano di essere aggiornate. Se premi il pulsante Installa aggiornamenti, come solo sporadicamente accade, potresti venire avvisato di ulteriori file che devono essere aggiornati assieme a quelli in elenco. Conferma con OK. Attendi lo scaricamento e la configurazione dei pacchetti, che può richiedere diversi minuti al primo avvio dopo una nuova installazione. Al termine delle operazioni verrai avvisato che il sistema è aggiornato. Puoi chiudere la finestra e restare tranquillo finché nel pannello di destra l'icona con lo scudo degli aggiornamenti non mostra alcun segnale aggiuntivo. Durante i primi aggiornamenti, se il tuo computer è recente, potresti vedere una schermata come questa. Ti avvisa che la corretta installazione di driver di terze parti è impedita dal cosiddetto Secure Boot, l'avvio sicuro introdotto dopo Windows 8.
Traducendo, Wi-Fi Secure Boot richiede una configurazione aggiuntiva per funzionare con driver di terze parti. Per consentire l'uso di driver di terze parti è stata creata una nuova Machine Owner Key, MOC, chiave del possessore della macchina. Per assicurare che le modifiche siano compiute da un utente autorizzato e non da un hacker, devi scegliere una password e confermare le modifiche al riavvio indicandola sia nel menu Enroll MOC che in quello Change Secure Boot State che ti saranno presentati al riavvio. Premi Next, indica e conferma un'apposita nuova password e premi ancora Next. Torna all'inizio del video se vuoi sapere come comportarti al successivo riavvio. Sembra strano parlare solo a questo punto del browser. Linux Mint ha molta simpatia per Mozilla e viene fornito con il browser Firefox, che si rivela un'ottima scelta. Ma se in fase di configurazione vuoi scegliere uno diverso, puoi farlo adesso. Se fai parte della maggioranza di utenti che adoperano Chrome, non avrai difficoltà a procurarti e installare in un baleno il browser di Google. Questa sarà quindi una delle rare volte in cui ti consiglierò di ricorrere a software proprietario. Proprio per tale ragione non lo troverai nei repository ufficiali, ma dovrai recarti nell'apposita pagina web. Basta cliccare sul pulsante Scarica e ti verrà presentata una finestra cosiddetta modale che dovrebbe già mostrarti di aver riconosciuto che ti trovi in un sistema Debian o Ubuntu e ti consiglierà quindi di scaricare la versione 64 bit in un file che finisce per .deb. Puoi senz'altro avviare lo scaricamento con il pulsante Accetta e installa. Puoi decidere di aprire subito il file o di salvarlo e poi aprirlo tramite il gestore di pacchetti tipico dei sistemi derivati da Debian. Conferma l'installazione digitando la tua password e attendendo gli istanti necessari per il completamento. Al termine, la finestra dell'installatore nella riga verde mostrerà che il pacchetto è già installato. A questo punto puoi aprire il menu, digitare Chrome o cercarlo sotto le applicazioni alla voce Internet. Se invece di cliccare sull'icona con il pulsante sinistro lo fai con quello destro, ti appaiono opzioni che ti consentono di creare un'icona sul desktop oppure di aggiungerlo al pannello assieme alle icone di Firefox, del terminale, eccetera. Visto che ci siamo, sappi che puoi anche rimuovere le icone già presenti nel pannello cliccandoci su con il pulsante destro e selezionando Sblocca dal pannello. La finestra di benvenuto di Linux Mint sui primi passi suggerisce di dare un'occhiata alle impostazioni del sistema per personalizzare ciò che vuoi. E se non l'hai già fatto, ti consiglio di provvedere a guardarci per bene per orientarti meglio nel nuovo sistema operativo. Puoi aprire il menu principale con l'apposito pulsante e aprire le singole applicazioni e impostazioni sotto le voci principali, amministrazione e preferenze. Oppure, meglio, aprire un'unica finestra cliccando sull'apposito pulsante nella parte più a sinistra del menu principale stesso. Il tuo Linux Mint, a parte le configurazioni di sicurezza iniziali ed il tuo browser, non avrebbe bisogno di molto altro. Ma ora è il momento di scoprire un nuovo mondo popolato da una miriade di applicazioni di ogni genere, aperte e gratuite, snelle ed affidabili. Il team di Linux Mint le ha selezionate tra quelle compatibili per i sistemi Debian e per Ubuntu per consentirti di soddisfare qualunque esigenza. Puoi avviare il gestore applicazioni aprendo il menu con l'apposito pulsante, digitando gestore applicazioni oppure cliccando sull'apposita icona posta nella parte sinistra del menu principale stesso. La finestra Primi passi ti consiglierebbe infine di attivare il firewall, ma se hai seguito le istruzioni del video dall'inizio è proprio da lì che abbiamo cominciato. La tua installazione di Linux Mint adesso ha un'ottima configurazione di base. Nel blog di Alternativa Linux, a cui questo video fa riferimento, trovi informazioni anche più estese. Ho messo il link nella descrizione sotto il video. Potrai scoprire ulteriori informazioni su impostazioni, utilità, configurazioni di periferiche negli altri tutorial e nei prossimi video. Iscriviti al canale se vuoi sapere quando vengono pubblicati. Grazie per aver visto il video e alla prossima. Ciao!